I guardiaparco sono il braccio operativo del progetto. Arriviamo ad avere un rapporto filiale Pulcini. Un carattere individuale si delinea già nella fase di svezzamento e l'irrequietezza o la pacatezza di un individuo poi ne fa il successo nell'ambiente. Un individuo che quest'anno era particolarmente irrequieto, che dal primo giorno ha cominciato a tuffarsi in acqua, ad allontanarsi dalle mangiatoie dove poteva approvvigionare il cibo, e dopo qualche giorno abbiamo perso il segnale radio, quindi non abbiamo più potuto seguirlo, tanto era irrequieto. Un altro individuo era particolarmente legato alla terra. Per 2 volte abbiamo sventato il fatto che fosse predato da una volpe, perché lui si posava semplicemente vicino a terra e la volpe faceva il suo mestiere, era lì sotto pronto. Noi lo seguiamo con la radio, quindi in qualche modo abbiamo evitato. Una notte purtroppo il segnale arrivava fisso da un punto e... Lavorando con la natura dobbiamo tenere presente che ci sono questi fenomeni e ogni animale fa il suo mestiere. Con l'arrivo dell'estate, la strada del parco viene percorsa da migliaia di turisti che vengono qui per godersi la natura e le spiagge incontaminate di Marina di Alberese. L'eccessiva presenza umana però può creare un disturbo e in alcuni casi anche un pericolo per gli animali selvatici. Nel nostro caso, i falchi possono abbandonare la costa del parco e rifugiarsi altrove. In Corsica, la presenza di un'area marina protetta ha favorito lo sviluppo della popolazione di falco pescatore, ma anche qui il turismo costituisce una fonte di disturbo. La riproposizione del parco pescatore inizia avanti la grossa frequentazione turistica. Inizia a febbraio e finisce ora quando c'è il turistico massimo. Dunque, quando oggi ci sono perturbazioni dal turismo, i falchi volano, dunque ci sono più, i problemi sono più piccoli. All'inizio era un po' difficile, non capivano che si poteva mettere tanti mezzi per un piccolo uccello e che non si potevano mettere questi mezzi per l'uomo. E ora hanno capito che quando arriva tanta gente in Corsica non vengono per vedere la popolazione corsica. Viene per vedere i falchi pescatori, viene per vedere il muflone, viene per vedere il cipette. E ora hanno cambiato di mentalità, hanno capito che una piccola cosa può diventare un apporto di finanziamento importante per la Corsica e per far vivere i corsi. Per favorire il ripopolamento della fauna ittica si sta pensando di creare una riserva integrale e un parco marino nel triangolo di mare di fronte al parco della Maremma. Pensiamo a quanti pesci ad esempio hanno una fase della loro vita in mare e una fase, magari quella riproduttiva, all'interno del fiume, e quindi creare questo tipo di unione tra un'area protetta terrestre e una marina è assolutamente fondamentale e credo farà molto bene anche al falco pescatore. Per conservare un ambiente idoneo alla presenza del falco pescatore in tutta la provincia, il progetto si sta allargando fuori dai confini del parco. La Maremma ospita una varietà di zone umide, residuo delle antiche paludi che un tempo allagavano le pianure di questa terra. La provincia ha già provveduto a costruire dei nidi artificiali per il falco pescatore. La riserva della Diaccia Botrona si trova a pochi chilometri dalla foce dell'Ombrone e offre un ambiente ricco di biodiversità. Ed è qui, nell'oasi della Diaccia Botrona, che Flavio prova a cercare A1, il giovane falco scacciato dalle cornacchie. Spesso in queste paludi salmastre vengono avvistati degli esemplari di falco pescatore.
La scarsa presenza umana e una maggiore limpidezza delle acque costituiscono non solo per il falco pescatore. Altri rapaci frequentano questa palude. Una femmina di Albanella sorvola il canneto in cerca di prede. O forse solo un po' di refrigerio. Anche il falco di palude vive in questi ambienti. È facile osservare maschi e femmine che si alternano nella perlustrazione del territorio in cerca di prede. Dopo un lungo appostamento, Flavio riesce ad avvistare il nostro falco. Pare che a uno non abbia alcun problema ad ambientarsi. Per questa volta non ha preso niente. Meno della metà delle immersioni si concludono con la cattura di una preda e a uno è ancora inesperto. Ma affinando la tecnica non avrà problemi a procacciarsi il cibo. In questo caso il giovane falco è stato fortunato, ma non è sempre così. Anche se diminuita la caccia rispetto agli anni 70, nuove insidie si trovano sulla rotta di questi rapaci, come le linee elettriche, dove gli uccelli vanno a sbattere durante le migrazioni. Inoltre esistono ancora posti dove il collezionismo di uova miete le sue vittime. Flavio inserisce i dati raccolti nell'ultimo periodo nel database del progetto. Pochi giorni fa è stato protagonista di un insolito salvataggio. Questa foto risale qualche settimana fa durante le operazioni di salvataggio di E2, un falco ovviamente dei nostri inanellato, che essendo molto giovane, dopo uno dei suoi primi tuffi è finito in mare e stava per annegare, perché le onde continuavano a sommergerlo e quindi non riusciva a ritirarsi su, era tutto bagnato, quindi sono dovuto correre in acqua e a riportarlo sulla spiaggia. Queste sono le immagini subito dopo il salvataggio, nella zona di Bocca d'Ombrone, dove il fiume sfocia e incontra il mare. Si può vedere qui in fondo il ramo dove appunto il falco è rimasto temporaneamente. Queste invece sono le foto subito dopo che è stato riportato a riva, tutto bagnato ovviamente, in cui era stremato dalla fatica e quindi si faceva manipolare. Si è cercato di farlo asciugare al sole per circa mezz'ora, ci siamo allontanati e il falco era ripreso normalmente il volo. Le prime piogge decretano l'arrivo dell'autunno. In genere il falco pescatore migra per trascorrere l'inverno verso climi più miti. Dove il clima lo permette, però, può accadere che alcuni individui restino per svernare. L'attesa maggiore è tra 2 e 3 anni, quando raggiunta la maturità sessuale, i piccoli liberati nel parco potrebbero tornare per nidificare. Solo allora sapremo se il lavoro svolto per questa reintroduzione sarà ricompensato. Questi predatori sono all'apice della catena alimentare e la loro specializzazione li rende particolarmente delicati. Vederli ancora volare in cielo richiede uno sforzo da parte di tutti. Anche se le aree marine protette sono un modo concreto per conservare l'integrità degli ecosistemi, saranno inutili fino a quando l'uomo moderno non riuscirà a percepire che ogni essere ha un ruolo essenziale nell'equilibrio tra i viventi. Speriamo che adesso non ci sia più bisogno di progettarne la salvezza, ma semplicemente di alzare la testa e vederli volare, imponenti, nei nostri cieli.